Cucù amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Appuntamento con la Serie B, secondo video di questa seconda giornata, la partita di ieri sera, Pisa contro Palermo. Prima di tutto i fatti, come sapete, vittoria 2-0, un gol per tempo per un gran bel Pisa, che realizza gol del vantaggio subito nei primi minuti di gioco, sfruttando una sfortunata rete, autorete di Nedelce Aru, che purtroppo avrà una serata veramente molto molto complicata. Nel secondo tempo il gol della sicurezza lo realizza in un'azione che parte addirittura dalla propria bandiera del calcio d'angolo, con una rimessa laterale e una sponda, una grande azione di Tramoni, il punto del 2-0 realizzato da Nicolas Bonfatti. Bella vittoria del Pisa. Palermo reagisce, cerca di reagire un po' nel finale, ma non trova il modo di battere un attento Schemper, le mie opinioni. Bentornati amici, grazie ai nuovi iscritti, grazie per le tante visualizzazioni. Che Pisa, incredibile finalmente tornare a parlare con toni entusiasti di una squadra che davvero aveva passato una stagione molto molto brutta. Continua a rimanermi incredibile il fatto che sono gli stessi giocatori, più o meno molti giocatori comunque, che lo scorso anno erano in campo spaesati e senza voglia, e quest'anno con la guida di Inzaghi, non del miglior allenatore della storia, di un allenatore realista. E infatti il realismo, secondo me, è il titolo di questo video. Realismo che ha messo Inzaghi, che ha saputo scegliere una buonissima formazione, che ha messo molto in difficoltà da subito il Palermo di Dionisi, scelte giuste, scelte corrette, sostituzioni anche di giocatori rispetto alle partite precedenti, mettendo in campo giocatori che erano stati molto validi nelle partite precedenti, e questo è un segno comunque di intelligenza sportiva, di grande capacità di leggere la partita e di saper fare le scelte corrette. E poi l'inserimento di Lloris in questo ruolo d'attacco che ha messo molto molto in difficoltà sulla tremebonda fascia sinistra del Palermo la retroguardia rosanero. Realismo poi, perché a un certo momento in una gara, devo dire per fortuna contraddistinta da poca costruzione dal basso, da pochi passaggi laterali, il Palermo lo fa un po' di più, il Pisa lo fa veramente nel minimo possibile, nel minimo indispensabile, ma poi da tipo dal 25esimo-27esimo minuto siamo partiti con il rilancio lungo del portiere. Non è vietato farlo, magari avremo una nota di demerito da parte di come si chiama la nuova trasmissione, Football TV o Viva il Football, da parte di Adani, il cerchio magico, perché è reato federale, facciamo un rinvio dal fondo del portiere, si perdono 30 secondi, il punteggio in avanti e si lancia la palla dall'altra parte correndo molti molti meno rischi. Questo è realismo, questo è capacità di sapere leggere la partita e far fare quello che serve alla propria squadra. Realismo è quello che servirà anche al Palermo. Sicuramente il calendario non ha aiutato, due trasferte complicate subito sul campo del Brescia, una candidata ai playoff, e sul campo del Pisa che, ripeto, secondo me potrebbe essere anche forse ancora di più che una candidata ai playoff. Il Palermo è una squadra ambiziosa sicuramente, magari non lo dimostra proprio sempre fino in fondo con il mercato. La scelta di Dionisi come allenatore, lo sapete, ve l'ho detto già nel mio video di presentazione della stagione di Serie B, non mi convince fino in fondo, lo trovo ancora poco poco dentro nella squadra, non mi è sembrato di vedere una dimensione, una struttura, un tipo di calcio riconducibile a quello che fa lui, che ha fatto lui in passato. Il centrocampo del Palermo soprattutto l'ho visto molto in difficoltà, e anche la linea difensiva dietro ha ballato molto, ha fatto veramente fatica. Meglio a mio avviso il momento nel quale è entrato anche Henry, le due punte nel finale di gara, con anche Gomez che come centrocampista credo abbia fatto un po' di più di quello che hanno fatto i centrocampisti titolari tra Saric, Blen irriconoscibile. Blen, io l'ho visto tante volte con la maglia del Lecce, il Blen che ho visto ieri con la maglia del Palermo, veramente il fratello o cugino scarso o molto scarso, davvero. Tantissimo da lavorare per il Palermo, questo calendario non aiuta. C'è anche nel turno infrasettimanale un'altra trasferta contro addirittura una candidata per la promozione come la Cremonese. Rimanere a 0 punti dopo 3 gare potrebbe essere per l'ambiente sicuramente un po' destabilizzante. Poi c'è la gara in casa con il Cosenza per cercare di cominciare a muovere la classifica. Cosenza che sono molto curioso di vedere stasera alla prova contro la squadra del
cerchio magico del Mantova. Per il Pisa invece la prova del 9 è la trasferta sul campo del Cittadella, il tabù degli ultimi anni della formazione nero-azzurra che lo scorso anno, incredibilmente a quegli anni della pochezza della sua gestione, però era riuscito a superare perché il Pisa aveva vinto le gare con il Cittadella. Poi c'è la Reggiana in casa in una gara molto molto interessante, perché la Reggiana credo invece potrà essere una delle sorprese del campionato. Un evento storico, credo, da notare anche in questa gara, per una volta decisioni arbitrali non negative nei confronti del Pisa. In questi anni ho seguito tantissime partite del Pisa, penso una delle squadre più penalizzate del pianeta, se la gioca con la Ternana per questo record, eppure in questa gara invece devo dire Colombo, che come sapete non è un arbitro che mi piaccia, né nel suo modo di gestire la gara, peraltro credeva di essere in Champions League, probabilmente invece era una gara di Serie B, sia un po' nel modo anche nel rapporto con i giocatori. Ci sono due episodi particolari che hanno avuto un'incidenza relativa magari sulla gara, però l'intervento di Lloris su Nedel Chiaru secondo me era fallo anche a hockey o a rugby, in sport pallamano, in sport molto più duri del calcio, invece se l'è cavata senza niente. Nedel Chiaru mi ha spaventato francamente l'immagine, quando l'ho visto andare a terra che si toccava con una mano, sembrava completamente intontito, poi ho letto che ha perso anche del sangue, ho cercato informazioni ma non ne ho trovate freschissime prima di uscire con questo video. Vi chiedo amici se avete informazioni su di lui, in bocca al lupo, una brutta serata, l'autorete, una prestazione un po' sciagurata e poi anche questo infortunio, lì probabilmente quantomeno un giallo ci stava. E poi quell'episodio in area di rigore con l'abbraccio di Canestrelli su Brunori, che personalmente per me non è mai calcio di rigore, però avevo visto poche ore prima Inter-Lecce, nella quale un patetico abbraccio di Gasper, minore di intensità di quello di Canestrelli su Thuram, è stato invece considerato da calcio di rigore. Come sempre sarebbe carino se l'amico Rocchi ci riuscisse a far capire quali sono le direttive date agli arbitri. Ok che una era Serie A, questa è Serie B, ok che là c'era una candidata allo scudetto, queste erano due squadre normali, però o una trattenuta è rigore o una trattenuta non è rigore. Perché in questo caso Colombo non l'ha data? Boh, comunque, per la prima volta per il Pisa niente da dire da un punto di vista arbitrale. Grande prova davvero, comunque Giulio Amelinzaghi, è successo meritatissimo. Il Palermo qualcosa di buono nel secondo tempo un po' l'ha fatto, sempre ha fatto delle parate anche molto valide, la partita probabilmente poteva essere riaperta, però il Pisa ha colpito anche una traversa clamorosa con Caracciolo nel primo tempo, è stata più volte pericolosa. De Planche ha fatto una buona parata su Moreo, credo che il successo del Pisa non faccia assolutamente una grezza. Quello che mi piace in questo momento davvero è il controllo, mi pare anche mentale, che Inzaghi abbia sul gruppo, la voglia infinita che in questo momento i nerazzurri hanno, le leadership tecniche ma anche le leadership emotive che in questo momento mi sembra di vedere nel gruppo, su tutti i due centrali Canestrelli e Caracciolo che stanno giocando benissimo, il lavoro di Lloris e Tramoni. Ecco, Tramoni va a dire, l'ho detto tante volte anche io, ma penso sia un pensiero comune, è un po' l'alibi della stagione degli Aquilani dell'anno scorso. Avere un Tramoni così o comunque un Tramoni arruolabile fa tutta la differenza del mondo, è un giocatore decisivo. Sicuramente da questo punto di vista Aquilani non averlo avuto a propria disposizione qualcosa lo ha perso, senza dubbio. Però insomma un bel Pisa, alternative, mi sembra che la rosa sia ampia, consente davvero tantissime alternative di scelta in Inzaghi, che potrà alternare volta per volta rispetto alla partita che si andrà a giocare. Quella con Cittadella sarà una battaglia meravigliosa, sappiamo come gioca il Cittadella, peraltro che ha vinto a Brescia, per cui sarà una sfida assolutamente da non perdere. Per il Palermo viceversa è il momento già, non c'è tempo di riflettere, non c'è tempo di pensare, si va subito in campo. Mi aspetto però una reazione almeno da un punto di vista emotivo, quello che ieri non si è visto. Ho visto una squadra un po' in bambola, un po' tanto troppo in difficoltà. Prima di arrivare alle pagelle volevo ringraziare l'amico Elio per il commento al mio video sulla presentazione della giornata, la mia nuova rubrica del giovedì dove presento le giornate, la giornata del weekend. Grazie, hai ragione, ho usato la parola roster invece di rosa ed è stato un errore clamoroso, mi arriva dalla pallacanestro, io sono arbitro di pallacanestro, seguo la pallacanestro e lì è normale chiamarla roster, però lingua italiana usiamola al massimo che si può, al massimo se proprio devo utilizzo il francesismo perché mi piace, più elegante, più chic, però sono d'accordissimo, grazie come sempre per il tuo messaggio.
prima stella della serata, migliore in campo Leris, secondo Caracciolo, terzo Tramoni, migliore del Palermo, Desplanche e Gomez per il poco che ha giocato. Le pagelle 7 a Semper, 7 a Canestrelli, 7 a Caracciolo, 6 e mezzo Giovanni Bonfanti, mi piace tantissimo. I giovani, io non sono così, sapete che non sono tifoso dei giovani, ma se giocano così, carichi e hanno voglia, perché no, possono anche andare bene Bonfanti. 6 e mezzo a Touré, 6 e mezzo a Piccinini, 6 a Marin, 6 a Beruato, 7 a Dieris, 6 e mezzo a Moreo, 7 a Tramoni, 7 a Inzaghi, 6 e mezzo a Angori, 7 a Nicolas Bonfanti. Per il Palermo, 6 a De Planche, 5 e mezzo di Akite, idolo, ma l'ho visto un po' in difficoltà stavolta. 6 a Del Cearu, 5 a Nicolau. Il 6 a Del Cearu è il mio modo di fargli in bocca al lupo, perché mi ha veramente preoccupato vederlo messo così a capo. Per la prestazione in campo il voto è 5, naturalmente, comunque ha giocato proprio male anche lui in una serata sfortunatissima. 5 a Nicolau, 5 a Pirozzi, 5 a Saric. Pirozzi davvero lontano parente del bel giocatore che avevamo ammirato in passato. 5 a Saric, 5 a Blen, 6 a Ranocchia, 5 e mezzo a Insigne, 6 a Brunori, 6 a Di Francesco, 5 e mezzo a Dionisi, 5 e mezzo a Vasic, 4 e mezzo a Pedà, la grandine su questa partita, è stato malissimo quando è entrato, 6 a Henry, 6 e mezzo a Gomez. 66 a 34 il possesso di palla del Palermo, il dato più inutile della storia del calcio. Voto a Colombo 5, una novità. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, cucù, alla prossima, ciao da Locks.